tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Ciao Luciano. Oggi bisognerebbe anche fare Fratelli d'Italia. Patriottici, una bella festa, sempre. 25 aprile. Ma è festa oggi, ma è molto bella festa anche domani. Per noi sicuramente. Ve lo diciamo subito, ma ve lo ricordiamo durante tutta la trasmissione e pure domani, perché domani sera io e Paola saremo ospiti proprio a Ballando le Cupole e quindi con vi aspettiamo voi. Tutti. Si mangia bene, si sta bene. Si balla bene, si canta bene, siamo lì, vi facciamo passare insieme ai nostri conduttori, ovviamente salutiamo la nostra super Sonia De Castelli e tutta la famiglia Toselli e tutti i ragazzi che si impegnano per fare questo grande evento tutti i martedì. Domani vi aspettiamo, ma intanto oggi siamo qua, con ritornelli e con la festa della liberazione. E noi sai patriottici? Che facciamo? Allora, io partirei con una canzone che devo dire che durante le mie tournée, soprattutto nel nord Italia, nel nord Europa, insomma, Scandinavia, eccetera, veniva, e anche a Berlino, veniva anche riconosciuta alla grande. Io poi, tra l'altro, la faccio anche molto volentieri, perché secondo me è un testo bellissimo, scritto da Cristiano Minellono e Toto Cutugno, la musica, e la canzone è L'Italiano, veramente alla grande. Quando venne fuori tutti dissero un po' retorica, poi così, invece è bellissima. Ormai sono tanti anni e a me piace tantissimo. E allora ve la dedico a tutti voi in questo bel giorno. L'Italiano, e vai! Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, e l'autoradio sempre nella mano destra, e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, e troppo America sui manifesti, e le canzoni con amore, con il cuore, con più donne sempre, meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io qui all'Odissea. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, non si spaventava, e con la crema da barba alla menta, ed un vestito gestato sul blu, e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, e la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Romina, per cambiare gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Dai dai, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi sono fiero, sono un italiano vero. La chitarra in mano,
lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Grazie. Revival VIP, vediamo un po' che cosa ha preparato la nostra redazione per oggi. Fausto Cigliano, grande. Con Reginella, un video grandissimo. Originale. E guarda, sono dispiaciuto di una cosa, perché tu sai che quando, dove tu eri la reginetta del Gambrinos, sì, quando io avevo il Gambrinos, ho chiesto tante volte a un mio amico impresario che si chiama Thomas di Bologna, ho chiesto tante volte che mi mandasse Fausto Cigliano. Sto parlando ovviamente di una trentina, certo, d'anni fa, 27 sì, anni sì, fa, però non sono mai riuscito a trovare la data per Fausto Cigliano. Mi dispiace tanto perché a me Fausto Cigliano mi piaceva veramente tanto, alla grande. Sentiremo di Fausto Reginella, video originale del 1958. Mamma mia! Reginella, che compie 107 anni proprio quest'anno, è una delle canzoni napoletane più famose di tutti i tempi. Racchiude passione, genuinità ed una giusta dose di malinconia. È stata scritta nel 1917 da Libero Bovio e musicata da Gaetano Lama, a tempo di valzer. Lento. Le parole napoletane, forti e risonanti, esprimono la felicità di un tempo passato e la malinconia che si porta dietro, nella speranza che il dolce ricordo sfiori anche Reginella, la giovane sciantosa del Salone Margherita a cui Bovio si è ispirato. È stata cantata nel corso degli anni da tantissimi artisti. Oggi in questo video la interpreta appunto Fausto Cigliano, un cantante grande, popolare soprattutto negli anni 50 e 60. Devo dire che tra l'altro durante le mie serate, durante le nostre serate con l'orchestra, spesso e volentieri quando faccio il valzer lento, io faccio proprio e la canto io con molto piacere Reginella. Sì. In questo caso però ce la gustiamo da far grande, indimenticabile Fausto Cigliano e quindi Revival VIP. Volare, cantare. Te si fatta una veste scullata, nu cappello che nastre che rose, stiva miesa tre o quattro chantose e parlava francese così. Fui l'autriera che t'ha già incontrata, fui l'autriera a Toledo. Gnore sì, t'ha già voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non siamo mai più, mai voto tu distrattamente pienza me. E questa Reginella è veramente proprio un ritorno al futuro, sì, alla grande. Sicuramente. Adesso sì, andiamo con un altro grande, Michele, un grande altro amico, carissimo amico straordinario, grande voce, intatta, come dire, da sempre, che ci fa ascoltare Susan De Marinai. Michele. Sette mesi dal tuo mare, quando sbarchi cerchi lei e ti pare di tornare da Madame Butterfly. Susan De Marinai, non fa problemi mai, un regalino e poi resti tutto per noi. C'è tempesta questa notte, mare mosso, forza sei, le lenzuola sono vele per i sogni che le
stelle polari e quel che cerca in lui. Sogna di mari e antichi velieri, ma poi non parte mai. Sante marinare, la trovi in tutti i bar, dice un bicchiere poi. Ragazzi, parto con voi, c'era una volta assai, su sante marinare, disse un bicchiere poi. Ragazzi, parto con voi. Adesso arriva Canzionelli, che fa parte della mia orchestra quando è nato. Sì, ma ha detto che non può arrivare in questo momento perché è al telefono. È al telefono. È una canzone che no? ho scritto per farla cantare proprio a lui, a mio figlio, che devo dire che questa canzone piace tantissimo anche ai giovani. Chissà perché, perché sono sempre al telefono. E allora, Canzionelli, al telefono. Se hai qualcosa da dirmi, non girarci intorno. Pensi e vedrai, non mi offenderò. Certo, se non mi ami più, ne soffrirò tanto, sai. Ma non ti dirò mai più niente, in silenzio io sparirò. Se hai qualcosa da dirmi, non girarci intorno. Ma al telefono
I nostri inviati speciali si trovano a Firenze, in questo caso sono proprio speciali, perché lei è anche una bella gnocca, voglio dire, insomma, no? Insomma, è una bella Tusa, a Tusa Diana. Ecco, allora, appunto. Vabbè, Cristiano Chesi lo conosciamo tutti e lo conoscete tutti, i nostri inviati speciali, io dico sempre Cristiano Chesi e C, in questo caso Cristiano Chesi e... A Tusa Diana. Bella Tusa, è proprio bella. Vai così, vai con l'intervista. Ciao a tutti, siamo qui per le strade di Firenze e indovinate chi abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato, lo faccio dire da lui, Leonardo Maini Barbieri, che è un'icona, insomma, che, per chi lo conosce. Sappiamo che sei a Firenze, stai girando un po' la Toscana, come ti trovi? Cosa hai visto? Cosa ti piace? Non ti piace? Allora, io sono innamorato della Toscana. L'altro giorno ero al Forte e poi sono tornato qua a Firenze, una delle città mie preferite al mondo. Anche perché te poi comunque sei un'icona del... della moda, sì, e sei anche tra l'altro un grandissimo amante dell'arte. Sì, assolutamente, infatti sono appena venuto fuori dal monastero di San Marco a vedere le esposizioni di Beato Angelico. Ok, poi tra l'altro ho anche saputo che ieri sera anche la gola, insomma. Sì, no, ieri sera ho mangiato un lampredotto credendolo coniglio, invece solo dopo mi avevano detto che era tripa, io ci rimasi malissimo, guarda. Perché ti sei sbagliato? Ho sbagliato, leprotto, lampredotto, coniglio, invece no. Noi ti amiamo lo stesso. Senti, un po' di shopping l'hai fatto, vero? Sì, un po' di shopping ho fatto, ho preso una bella sciarpa da Gucci per l'estate, molto colorata, adesso la vedrete. Senti, l'altra cosa che notavo stamattina, ho visto anche che per l'appunto, se, insomma, se lo seguite, hai raggiunto esattamente quanti follower? 700.000. 700.000? 100.000 follower, stamattina li ho raggiunti. Poi siccome, insomma, chi lo segue sa che è una persona molto umana e molto carina, ho anche letto che te ringrazi praticamente tutti. Sì. Io do molta importanza alle persone che mi seguono e alle persone che mi vogliono bene. Posso baciare? Allora, da Firenze è tutto, grazie. Grazie a voi di questo piccolo spazio. È stato un onore per noi. Grazie a voi. Speriamo che torni presto a trovarci. Assolutamente, sì. L'ora dell'amore, sempre l'ora buona della... l'ora dell'amore, sì. Sempre l'ora dell'amore. Dice a tutte le ore, tutte le ore sono buone. A tutte le ore sono buone, ecco. Qualcuno dice la notte è tradizionale, il pomeriggio è peccaminoso, vabbè. La mattina? Le teorie nuove. No, non sono nuove. Ma te l'ha detto la Tonia Todisco, mi sembra strano. No, Tonia Todisco dice l'ora dell'amore. Ecco, lei è, ecco, diciamo, no, lei è, diciamo, lo dice ma se ne sta al di fuori. Tonia Todisco. Che soffi sulla pelle, il tuo respiro su di me, ombre riflessi delle stelle, la notte complice con te, vento si infuriano le onde, un nuovo giorno nasce. Il sole nasce.
pace all'orizzonte e come fuoco scalderà. Senti, si frangono le onde, sarà passione o libertà. Salutiamo, ciao, grazie di essere stati con noi anche oggi. E allora noi ci vediamo domani. Votate la canzone regina, votate, mi raccomando, la canzone pochi regina. Pochi giorni ancora. Pochi giorni, ma ricordate che domani sera io e Paola saremo proprio a ballando le cupole, quindi dalle 20:30 inizia la diretta straordinaria. Noi siamo lì che se maglia, ogni tanto ci si alza e si canta una bella canzoncina. Per voi. Però si può ballare, si sta bene. Ballando le cupole è veramente un'idea straordinaria dell'amico Pier Maria Toselli, quindi ci vediamo domani. Ciao Mondino, ciao Andrea, arriviamo. Ciao Fausto e ciao a tutti i ragazzi di Telecupole. Ciao. Ovviamente Sonia. Quanti ritornelli